Centinaia di milioni di euro di investimenti previsti nel piano strategico nazionale recentemente approvato per potenziare la rete infrastrutturale, spesso tallone d'Achille del territorio, e rilanciare così lo sviluppo. ANAS a Salerno, per il roadshow che celebra i 90 anni della società Autostrade, illustra il piano di interventi che riguarda da vicino il territorio campano. Col nostro contratto di programma 2016-2020 si è dato particolare impulso alle manutenzioni. Attualmente abbiamo circa 80 milioni di euro di investimenti per le manutenzioni, tra lavori in corso di prossimo appalto, e poi abbiamo circa 1,3 miliardi di euro per le nuove opere, di cui le più importanti sono l'ammodernamento del raccordo Salerno-Avellino nel tratto tra Fisciano e Salerno, due lotti che valgono circa 230 milioni di euro. Poi abbiamo in particolare la Telesina, l'ammodernamento della Telesina che vale circa 800 milioni di euro, e poi la 268 del Vesuvio, anche qui abbiamo tre lotti che valgono circa 350 milioni di euro, per un complessivo di circa 1,3 miliardi di euro, tutti finanziati. Abbiamo un progetto preliminare, abbiamo avuto i finanziamenti, ultimamente c'è stata anche la placet del CIPE, l'appaltabilità probabile per il 2020. In ogni modo faremo dei lavori sul raccordo anche prima dell'ammodernamento, degli interventi sulla pavimentazione e sulle barriere, in attesa appunto di una sistemazione definitiva che avverrà con un progetto di un certo peso, un certo impegno economico. Siamo intorno ai 234 milioni di euro.